l'esame di Stato per aspettative e timori. I ragazzi si preparano a rientrare a scuola dopo mesi di lockdown per sostenere la prova più importante. Sentiamoli nel servizio di Roberta Rizzo. La scelta migliore in realtà sia per noi che per chi dovrà valutarci. Solo in questo modo si può garantire la serietà e il giusto rigore che l'esame deve avere. Darà un senso di enorme normalità rispetto a tutta questa situazione. Varcare di nuovo i cancelli della propria scuola quest'anno sembrava davvero impossibile, invece la maturità 2020 si farà in aula. Un solo colloquio orale dal 17 giugno e in classe con tutti i commissari interni a giudicare i candidati. Un vero esame, assicura Carlo Mazzone, unico docente italiano tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize. Sarà un vero esame, le commissioni conoscono i ragazzi e questo risulterà molto importante. Il presidente esterno sarà inoltre un'ulteriore garanzia. Manca la scuola, manca la sua quotidianità. L'adrenalina delle interrogazioni forse non tanto, ma certo stare con i propri compagni, i professori, discuterci anche è l'ossigeno per ogni studente. C'è solo il rimpianto per non aver potuto concludere l'anno scolastico insieme a quei compagni e quei docenti con i quali ho condiviso 5 anni davvero molto importanti. La maturità di quelli con i guanti e la mascherina indosso, alla giusta distanza e con il gel sul banco. Quasi 500.000 studenti italiani si preparano così a un esame di Stato che entrerà certamente nei libri di storia.